Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Mondo Virtuale Official Channel. Siamo qui oggi, io e Rocco, con un video abbastanza speciale, una cosa che non abbiamo quasi praticamente, anzi mai trattato. Che dobbiamo comunque trattare in più ampi campi. Sì, esatto. Prossimamente, però adesso questo è un assaggino. Esatto, oggi vi parleremo di un personaggio particolare dei fumetti, diciamo dei fumetti di Todd McFarlane. E lo faremo a ritmo di musica, perché Rocco? Esattamente, perché è uscito la settimana scorsa il doppio vinile dell'album della colonna sonora di Spawn del film del 1997. Diretto da, esatto, un film del 97 diretto da Mark Isidipe. E con protagonista Michael J. White nei panni di Al Simmons e Martin Sheen nei panni del cattivone Jason Wynn e il famosissimo John Leguizamo nei panni del Violetto italianizzato. Esatto. Violetto. Direi di senza indugiare troppo un unboxino e vediamo un po' come si presentano questi dischi in vinile. Anche perché questa è l'edizione proprio del 20° anniversario, giustamente 97 più 2017, siamo lì. Sì. Vediamo. Tanto bella. Già il fatto che attribuiscano il fumetto così spudoratamente al film è un bene. Sì. Diciamo che il film non ha avuto proprio una grande fortuna di risposta, diciamo, positiva dal pubblico. Tanti auguri di buon Natale in ritardo. E quindi diciamo che il film è stato un po' messo da parte rispetto a quella che è la opera d'arte della sua controparte cartacea. Sempre troviamo un po' di cosine interessanti. Come un mega poster tipo. Se ce la faccio, ce la fa. Un po' di che troviamo dentro con un po' di con le tracce audio e immagini del film. Con disegno stupendo del Army Spawn. Adesso passiamo al terzo forte. Le faccio vedere. La matriosca. Sì, ecco. Effetto matriosca. Sono due dischi, giusto? Sì. Fighi anche blu. Molto figo. E poi c'è anche il secondo disco che, bene o male, è identico. Questo è il disco numero, diciamo che comunque fa anche parte di un'edizione limitata a sì, sono 2000 copie. Il mio è il 1052, così se qualcuno dovesse interessare, quindi un bel pezzettino di da collezione per tutti gli appassionati sia di cinema che di fumetti. Giustamente lo spongo. Quindi passiamo un attimo così a un rapido ascolto, tanto per sentiamo un po' cosa si sente. Prima di passare all'ascolto volevamo un attimo farvi notare, come abbiamo notato noi, che i dischi hanno davanti e dietro degli adesivi, come di consuetudine nei 33 e nei 45 giri. Qua troviamo appunto il faccione di Spawn con la lista delle tracce. E mentre sul retro sempre il faccione di Spawn, nell'altro invece c'è uno Spawn in versione sempre preso da un frame del film. Noi ci siamo già un attimo preparati, abbiamo già settato tutto quanto, quindi procediamo un attimo con l'ascolto. Diciamo che tutto il CD e l'album è stata una collaborazione fra vari artisti del calibro di Metallica, Prodigy, Slayer, Korn, Marilyn Manson, quindi
diciamo abbastanza ghiotta come original soundtrack, diciamo, per un film. Sto leggendo la lista, ci sono anche nomi comunque. Tom Morello di Rage Against, Incubus. Una bella tracklist, una bella soundtrack per un film, insomma, per il personaggio di Spock, si dice molto. Andiamo un attimo un'altra parte. Si può trovare tipo del metal e possiamo trovare anche tipo della elettronica come in questo caso. Comunque diciamo che per o un collezionista fanatico di vinili o comunque un collezionista di Spawn o comunque di musica anche un po' particolare, perché alla fine sono abbastanza anche particolari come canzoni, sicuramente lo consigliamo, perché essendo oltretutto in versione limitata è anche un bel si può merda, trovare, diciamo, anche in Italia, si può trovare anche in Italia, quindi non è che si trova solo negli USA. E una cosa che è positiva è che questo tipo di collezionismo sta tornando di moda. Spegniamo un attimo perché sì, questo tipo di collezionismo sta tornando di moda, appunto, il collezionismo di vinili, sì, che bravo. Era non morto, però era andato un po' a scemare con l'avvento del digitale eccetera. E infatti poi, diciamo, quei pochi dischi che escono sono versioni molto ricercate esatto. E comunque fatte anche bene, cioè nel senso con la cura magari nel dettaglio, comunque come la storia ci insegna, prima o poi tutto torna, quindi esatto. L'high fidelity sound tornerà ancora più potente di quando era uscito nei famosi anni in cui erano famosi i giratori. Bene, per oggi con questa piccola chicca del mondo di Spawn è tutto. Noi vi invitiamo a seguirci sul nostro canale YouTube, mettere mi piace ai video, se vi sono piaciuti condivideteli sui vostri social preferiti, fateci conoscere. Vi invitiamo anche a visitare la descrizione del video, dove trovate tutti i link del caso, anche alla nostra pagina Facebook, dove ogni giorno postiamo tante cose diverse che magari con il canale c'entrano poco. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!